Ma sei impazzito? Mi hai messo paura. Come ti permetti di togliere un disco che sto ascoltando io? Non ti avevo visto, papà. Pensavo non ci fosse nessuno. Oggi si pensa. Tanta neve doveva pure avere una giustificazione. Vedo che su di te la montagna ha effetti benefici. Guarda di essere meno strafottente. Cos'era quella roba? Ma roba mia. Quando io faccio una domanda esigo una risposta. Terminator 2. Schwarzenegger. Sempre quel tuo dannato cinema, eh? Beh, adesso rimetti la mia musica, dal terzo movimento. Ancora? Oh. Ah, no, sei tu. Non puoi tenere un po' più basso questo coso? E poi perché non te ne sei andato nel salottino? Qui posso ascoltare la musica, lo sai che mi aiuta a concentrarmi. Ma ho già visto che non è giornata, spengi. Ecco fatto, visto come sono obbediente? Il caffè. Grazie. E poi dici che digerisci male. E lo credo, guarda come stai col coso lì, tutto pigiato. Hai ancora il boccone in bocca e già ti sei buttato su quelle odiose carte. Odiose, eh? Guarda, cara mia, che se riesci a fare la vita che fai, lo devi proprio alle mie odiose carte. Poi oggi deve arrivare un tale da Novara. Un tale da Novara qui? E non mi dici niente. A che ora arriva? Viene in macchina, è difficile stabilire l'ora precisa. E nome del rompiballe? Comi, Claudio Comi. E che cosa viene a fare? Ma cosa sono tutte queste domande? Sarò padrone in casa mia di ricevere chi mi pare o no? Avresti dovuto avvertirmi, se permetti, questa è anche casa mia. Ma perché ti agiti tanto? Dobbiamo soltanto firmare un contratto. Quello pensa di fare il furbo, ma non si è ancora reso conto di come tratto gli affari io. Vabbè, promettimi almeno che non si fermerà qui più di mezz'ora, intesi? Intesi un corno! Sarà qui tutto il tempo necessario. E comunque continuo a non capire questa strana agitazione. Non c'è niente di strano, solo che non volevo gente intorno in questi due giorni. Certo, hai avuto un naso a scegliere questo weekend. Guarda come viene giù. E tu hai avuto un naso a nascere il 5 febbraio? No, dico, questo almeno non è colpa mia, eh? E poi quando ieri ho telefonato ai domestici per avvertirli del nostro arrivo, hanno detto che qui c'era un sole stupendo. Anche quella di non far rimanere il personale di servizio. A volte hai avuto idee migliori. Te l'ho detto, non volevo gente intorno in questi due giorni. Perché? Non ti è andato bene come ho cucinato? Ma no, non volevo dire questo. O avresti preferito un fine settimana per conto tuo? Non vi pare una bella sfortuna sto tempo? Una volta che decidiamo di fare un weekend in montagna, guarda come siamo ridotti. Non possiamo neanche mettere il naso fuori. Che si fa? Tu fai quello che ti pare. Io devo controllare dei documenti. Oh, no, adesso basta, eh? Luisa, non sarai certo tu a dirmi quello che devo o non devo fare. Ma dico, ma avevi promesso. Guarda che per essere dell'acquario sei un po' troppo volubile, eh? Mau! Caricare tu la lavastoviglie! Oh, vi va di fare una bella partita a scarabeo? Sì! Saranno più di 10 anni che non giochiamo tutti insieme! Sì, dai! E chi vince rimane campione della famiglia per altri 10 anni. La lavastoviglie! Aspetto gente. E devo preparare dei documenti. Ma chi deve venire? Non so, tuo padre sta aspettando un coso. Un tizio che arriva da Novara. Anche di sabato. Mm. E viene fin quassù. Ah, già, certo. Quando si tratta di denaro, ogni sacrificio è sempre troppo piccolo. Mau carica la lavastoviglie. Come tua madre, eh? Non perdi occasione per farti gli affari miei. Oh, per carità, gli affari tuoi tienteli pure per te. Insomma, vuoi andare a caricare, sì o no? Se non stessi sempre a punzecchiare. Ah, io non ti punzecchio. Io ti tolgo il respiro finché non mantieni la promessa. Mi riferivo al capo. Senti, Aldo, perché non li facciamo contenti? Ma perché invece di rompermi le scatole non vi organizzate per giocare voi tre?
Cos'è questo, un improvviso interesse per la mia partecipazione alla vita di famiglia? Dai, Aldo, non dire sciocchezze. Senti, facciamo finta che sia il 5 febbraio, eh? E che sia il giorno del tuo compleanno e che siamo venuti fin quassù per festeggiarlo tutti e quattro assieme, eh? Dai, dai, bisogna cercare la cosa. La scatola? La scatola dello scarabeo. Ci penso io! Ma furbino! Deve essere di sopra, nello stanzino. Io vado in cucina. Ma lascia, ci penso io, ci metto un minuto. Sono abituata a ben altro. Vorrei dire che si arrampicherà lui sulla scala per misurare gli armadi. Sì, mi sembra la cosa più giusta, ma ci pensiamo dopo, non appena abbiamo finito di giocare. Tu continua sempre così, eh? Mi raccomando. Con chi ce l'hai? Con te, con te. Più una cosa mi secca e più la fai. Ci vuole solo la mia pazienza. Perché tu saresti paziente, sì? Perché non sarei paziente. Comunque basta, non mi va di perdere tempo, giocate voi. No, è che tu lo fai apposta. Lo boicotti semplicemente perché è una cosa che ci fa piacere. Ma dico, ma sarebbe così bello passare due ore a giocare tutte e quattro assieme. E poi Marina è venuta qui per questo. Per giocare? No, sciocco, per stare con noi. Se ci teneva tanto a stare con noi, poteva evitare di andare a vivere da sola. Per cortesia, non riapriamo questo discorso. Già, l'importante è non dirvi mai verità spiacevoli. Siete così sensibili. Lo sai che sai renderti antipatico, sì? Cosa vuoi che sia? Sono ben altre le mie preoccupazioni. Mm-hmm. Vuoi sapere che cosa penso? No. Io te lo dico lo stesso. Non farebbe bene anche a te ogni tanto staccare il piede dal coso, dall'acceleratore? Io non stacco un bel niente, cara mia. Qui stanno tutti col fucile puntato, pronti a impallinarti. Ma sì, lo so, ma non ci pensare proprio adesso. Prova a pensare invece alle prime volte che siamo venuti fin quassù. Il nostro angolo di paradiso lo chiamavi. E come ti inorgoglivi tutto quando dicevi di avere una villa in Svizzera. Credo di aver passato in questa casa i giorni più sereni della mia vita. E ti ricordi quando i ragazzi erano piccoli e ci scambiavano per degli ski lift su e giù da quelle collinette là fuori con i loro slittini? Pare passato un secolo. Sì, lo so. Erano altri tempi. Adesso non posso permettermi distrazioni. Distrazioni? Passare due giorni con la tua famiglia li chiami distrazioni? Non dimenticare che ci sono migliaia di famiglie che dipendono dalle mie decisioni. Non sono responsabilità di poco conto. Figurati se me ne posso dimenticare con tutte le volte che me lo ripeti. Ma così come ti preoccupi tanto delle famiglie dei tuoi dipendenti? E tanto che per cambiare, prova a occuparti delle cose di casa tua. Mi pare che non vi manchi proprio niente. Oh, ecco una frase nuova. Oh, dai, Aldo, su, facciamoli contenti. Accidenti, anche quel tizio che viene da Novara. Ma dico, non potevi vederlo lunedì a Milano? Se non l'ho fatto vuol dire che non era possibile. Va bene, va bene, va bene. Break. Oh. Eccomi. Preparo qua? Mi sai dire come ti è venuta l'idea dello scarabeo? Perché? Perché se non ti veniva in mente, io potevo fare altre cose. Ma dai, una volta ti piaceva. Non lo nego, infatti, se accetto di giocare è perché un certo interesse me lo suscita ancora. Oh, lo so qual è il tuo interesse. Ah, sì? Ma sì, sei sicuro di vincere. È per questo che sei disposto a perdere un po' di tempo con noi. Gentile. Ah, comunque ti avverto, eh. Né io né Marina siamo più quelli di 10 anni fa. Oggi siamo più preparati, più duri. Duri. Ah, che bella espressione. La soddisfazione di battervi sarà ancora maggiore. E a proposito di duro, cerca di non rimandare troppi esami all'università. Lo sai che non vedo l'ora di averti con me. Ahimè, lo so. Ahimè? Ma sì, ahimè. Perché tu insisti nel volermi far fare quello che assolutamente non mi va di fare. Ma non dire sciocchezze. Non starai ancora pensando al cinema, spero. E invece è proprio al cinema che penso. E non solo ci penso. Ma con alcuni amici abbiamo già in mente qualcosa. Cosa? Non te ne voglio parlare ancora per scaramanzia. Ma è un'iniziativa concreta. Ma fammi il piacere. Ma quale iniziativa concreta? Sarà un'iniziativa fumosa. Rigandola tutto in fumo, come tante altre tue passioni travolgenti.
Ricordati gli scacchi. Com'era quella frase che ripetevi spesso? Gli scacchi, come la musica e come l'amore, hanno il potere di rendere l'uomo felice. Di chi era? Di un grande giocatore, Tarras. Ma perché continui a prendermi in giro, eh? E lo fai anche di fronte agli altri. Ma ti diverte mettermi in imbarazzo? Ah, ce la prendiamo anche a male adesso. Oh, ma se la cosa ti procura tanta gioia, puoi anche continuare. Nulla tengo di più al mondo che vedere Paparino contento. Ehi, giovanotto, non esagerare. Io sono un genitore democratico, ma non esagerare. Anche se non mi hai mai creduto, resta il fatto che all'improvviso, e da solo, ho capito che gli scacchi stavano condizionando la mia vita. Ma figurati. Ma è la verità! Se ti fossi interessato un po' più di noi, di me, te ne saresti accorto. Il mio cervello non era in grado di pensare ad altro. Mangiavo scacchi, bevevo scacchi, dormivo scacchi. Non ho mai capito come ci si possa appassionare tanto a muovere dei pupazzetti su una scacchiera. Ma quali pupazzetti? Gli scacchi sono strategia, tattica. Scacchi è pensare in maniera logica, armoniosa. No, niente, non ci capiamo, manca la sintonia. Parole, queste sono parole, il vero problema è un altro. Hai voglia di lavorare oppure no? Vuoi prepararti a prendere in mano gradatamente tutto quello che ho messo in piedi in anni e anni di lavoro o no? Ma in questo momento non ci penso nemmeno. Tu hai una sola grande qualità. Raramente riesci a dire cose intelligenti. Grazie. Ma c'è poco da ringraziare. Ma è possibile che non vi vada mai bene nulla? Avete tutto. Vivete come una babbia e vi lamentate. Ma cosa volete da me? La vita? Ma ogni volta che si discute, tiri fuori la storia dei soldi. Ma sembra che non esista altro. Mi pare che piacciono anche a te. Ma sì, ma non ne sono ossessionato. Ma nemmeno io sono ossessionato dai soldi. Soltanto che io li devo guadagnare. E a te basta chiederli. Ti assicuro che la tua fatica è minore. Ma tu non capisci quello che voglio dire. No, qui ti sbagli. Vi ho capito benissimo, te e tua sorella. Sfruttate, o per meglio dire, avete sfruttato tutto quello che io vi posso dare per avere la forza di fare a meno di me. Molto comodo. Ma nessuno vuol fare a meno di te. E come no? Tu ti vuoi mettere alla prova, unendoti a qualche scalzacane. E tua sorella, con una laurea in medicina, non trova di meglio che fare assistenza nei quartieri di periferia. Pensare che avrei potuto costruirle una clinica tutta sua. Ma che cosa c'entra costruire una clinica per tua figlia? Se lei si sente utile, è realizzata così. Te l'avrà spiegato miliardi di volte quello che pensa della medicina, dei dottori, dei malati. L'hai mai ascoltata veramente? Ma se non ci ascolti, almeno lasciaci liberi di scegliere. È proprio quello che temo. Ma non scherzare, dai! Ma come non scherzare? Se dovessi dar retta a tutto quello che dite e che fate, starei fresco. Non vi vado bene, e allora ditelo, chiaramente. Guarda che si può benissimo avere idee diverse e vivere in armonia. È vero, io sono un privilegiato e mi piace esserlo, perché no? Ma non sono d'accordo con te, perché tu vuoi rendermi schiavo di questo privilegio, al punto di stabilire il mio futuro. Poco importa quello che penso o provo io, eh? Certo, e voi? Voi vi chiedete mai quello che provo io? Le fatiche che affronto, le tensioni, le paure? Oh. Sì, le paure. Perché nel mondo degli affari oggi si vive di paura, d'angoscia. Ad ogni angolo c'è un'insidia, un rischio. Lo vedi cosa succede a tanti imprenditori? Improvvisamente si trovano nei guai, magari per aver dato una mano a qualche amico politico. Sì, chiama la mano. Allora, siamo pronti? Sì, mamma. Perché questa atmosfera così lugubre? Oh, è l'effetto di quattro chiacchiere col capo. Ti avevo chiesto di essere un pochino più paziente in questi due giorni. Lo so, scusami, ma non ce l'ho fatta. Allora, ci sediamo.